Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici, a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming su reteotto.it. Oggi, 18 marzo, è, è stata, visto che siamo quasi alla fine della giornata, dicevo oggi è la prima giornata nazionale delle vittime del Covid-19 e anche noi di Medicina Facile. Vogliamo ricordare tutti coloro che sono stati stroncati da questa terribile malattia. Dedichiamo a loro questa bellissima eh, immagine, questa bellissima fotosimbolo che ha preparato il nostro regista Francesco eh, Specchiulli. Ad oggi, con i nove decessi di oggi in Abruzzo, sono morte 1943 persone, in Italia a stasera sono morte 103.855 persone persone nel mondo ci sono stati fino ad oggi 2.685.000 decessi a causa di questa terribile malattia e questa giornata fissata proprio al 18 di marzo è stata istituita al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell'epidemia di coronavirus, giusto tributo a loro. Fatta questa debita premessa, veniamo all'argomento, agli argomenti che tratteremo in questa eh, puntata di Pronto Medicina Facile, problematiche serie e complesse legate all'utilizzo di Internet, oggi non se ne può... A fare più davvero a meno, dicevo, oh, problematiche serie e complesse legate all'utilizzo di Internet da parte di bambini e adolescenti. Ma che cosa succede quando, diciamo così, da uh, un utilizzo uh, controllato, da un utilizzo consapevole, queste, eh, queste situazioni debordano, finiscono in dipendenze, con quali appunto oh, casuali, con quali dipendenze a carico di questi ragazzi e soprattutto che cosa possono fare i genitori, che cosa può fare la scuola per cercare di riportare sui binari della normalità di questi, di questi ragazzi. Abbiamo cercato eh, di, eh, abbiamo voluto parlare di questo argomento questa sera cercando di abbinarlo al covid-19 perché? Perché da un anno siamo costretti a casa e quindi magari l'utilizzo di questi mezzi tecnologici è più frequente, si smanetta di più e magari si controllano di meno ragazzi e adolescenti. Cercheremo di capire queste dipendenze e quanto sono pericolose, faremo tutto questo grazie alla competenza della nostra graditissima ospite, ve la presento subito e volentieri, buonasera e benvenuta nei nostri studi alla dottoressa Chiara Mencarelli, buonasera, buonasera dottoressa, buonasera. come sta, sta bene? Sì, sì. Sorridente, giornata eh. tranquilla? Sì, <ride> bene, bene. Eh, dottoressa Chiara Mencarelli, psicologa, psicoterapeuta specializzata nei disturbi da dipendenza tecnologica è responsabile dell'ambulatorio per la prevenzione della dipendenza tecnologica in età evolutiva quindi è la nostra specialista di riferimento proprio per le eh, tematiche che affronteremo questa sera. Questo ambulatorio si trova all'interno dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della ASL di Pescara, unità operativa complessa diretta dal dottor Renato Cerbo che tutti voi conoscete perché è stato più volte ospite in questi studi. Allora intanto le chiedo subito, eh, specializzazione in disturbi della dipendenza tecnologica, eh, come ci si arriva e come ha scelto questa... Questa branca si dice così. Ok, allora noi eh, al servizio abbiamo cominciato a fare i conti con una domanda sempre più forte della, delle persone ehm, che riportavano le problematiche de, della dipendenza tecnologica de, dei ragazzi eh, e quindi sempre di più ci siamo domandati come poter rispondere in modo adeguato a questa eh, necessità sempre più impellente. Quindi il nostro responsabile, il dottor Cerbo, ha pensato che eh, voleva offrire un servizio eh, per la prevenzione affinché queste condizioni non, non, andassero, eh, non, non, non creassero delle reali eh, patologie nei ragazzi. E quindi. Eh, quindi mi ha offerto la possibilità di partecipare a questo corso di, for di alta formazione eh, che viene, viene, abbiamo partecipato attraverso la DITE che è eh, un'associazione di dipendenze tecnologiche ehm, per la prevenzione delle dipendenze tecnologiche, lavora sia su eh, soggetti che hanno delle problematiche, ma lavora anche tanto sulla, preve sulla, sulla prevenzione e quindi sulla formazione certo. dei professionisti, eh, co coinvolgendo le persone che al momento, i riferimenti che al momento sono più rilevanti in quest'ambito. E per questo, questa associazione si trova nelle Marche, però è radicata su tutto il territorio, quindi è ben, è ben connessa. Tutto il territorio nazionale? Sì, sì, tutto il territorio nazionale, quindi è ben connessa e offre delle linee guida su come gestire una situazione eh, di urgenza oppure su come intervenire in termini certo. preventivi. Quindi, lei è una psicologa, psicoterapeuta specializzata. Io ho fatto questo corso. In, 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 nei disturbi della dipendenza tecnologica. Sì. È responsabile di questo ambulatorio che è stato aperto all'interno dell'Unità Operativa Complessa di in Neuropsichiatria Infantile della ASL di Pescara che attività uh, svolgete in questo ambulatorio? Intanto possiamo far vedere ai nostri telespettatori anche il numero di telefono di questo ambulatorio, siete aperti, ricevete telefonate dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, per quali servizi, quale attività, dottoressa Mancare? Allora, noi eh, prevalentemente offriamo un servizio di prevenzione, cioè l'obiettivo è eh, lavorare sulle famiglie e, e lavorare sui ragazzi per promuovere una modalità di utilizzo della tecnologia che sia funzionale cioè ehm, prendere il meglio della tecnologia senza cadere nel rischio di, ehm, di atteggiamenti disfunzionali che alla lunga producono ehm, patologie serie e quindi vogliamo anticipare, cioè non vogliamo lavorare sul problema ma anticipare una, questa condizione che poi si verifica e che crea tante difficoltà anche contestuali per il ragazzo certo. perché la dipendenza significa anche una, una condizione di, di abbandono di tutta un'altra serie di, di proposte formative che eh, dovrebbero sempre mm, dovrebbero essere presenti invece certo. nel progetto educativo di, una, di un adolescente di un ragazzo e di un bambino di un predolescente c'è tanta gente che si rivolge a voi dottoressa Cioè. Eh, le faccio questa domanda per cercare di capire, è cresciuto il numero di persone che hanno bisogno dell'aiuto di uno specialista per dipendenze tecnologiche, persone ovviamente per quanto riguarda i pazienti che segue lei che sono... In età infantile, in età adolescenziale. Preadolescenziale e adolescenziale. E, è cresciuto il numero? Eh, sì, eh, sempre più eh, forte è stata questa richiesta, è chiaro che le. le, le um... In genere la domanda, la richiesta d'aiuto viene fatta dal genitore che a un certo punto si trova eh, in difficoltà perché è arrivato un po' oltre eh, la, la capacità di poter, di poter dare dei confini e delle linee educative che contengano questo, questo uso eccessivo della tecnologia. Quindi arrivano forse adesso un po' sprovviste di quelle competenze che avrebbero dovuto utilizzare all'inizio. All'inizio, quando, quando il ragazzo si è approcciato alla tecnologia per, per evitare poi ecco, di arrivare a, al, al discontrollo. Il discontrollo. Eh. Ed è quello no, che è il problema quando sfugge appunto il controllo di queste situazioni e lo vedremo nel corso di questa trasmissione fino alle 22 e 30 con la dottoressa Chiara Mencarelli, che è a vostra disposizione, che parleremo di dipendenze tecnologiche serie. Io vorrei approfittare eh, della dottoressa Mencarelli, che è una psicologa, per chiederle un parere un po' su quella che è la problematica del giorno, il caso AstraZeneca, no? questo vaccino che è nato un po' male, una situazione un po' controversa, eh, diciamo è stato autorizzato inizialmente fino a 55 anni, poi a 65, poi, eh, poi over, anche over 65, poi è stato eh, diciamo così, sospeso per tre giorni dal mercato, oggi l'EMA lo ha riabilitato. Uh, autorizzato, quindi da domani, da stasera, da stanotte, da domani ripartiranno tutte le vaccinazioni con AstraZeneca. Io chiedo alla dottoressa Mencarelli tutto questo quanto può aver influito, se ha influito, quanto può aver condizionato l'opinione pubblica nel farsi vaccinare da AstraZeneca e non magari da Moderna, Pfizer o Johnson Johnson quando arriverà sul mercato. Credo, ehm, posso esprimere un parere molto limitato da in questo ambito, certo. Credo sicuramente che in questi giorni si è vissuta una forte incertezza su, qual, sulla, sulla, condizione di questo, sulle, sulla, sulla condizione di questo vaccino. E quindi eh, l'incertezza, come naturalmente è, blocca le persone, blocca la possibilità di pensare di trovare soluzioni. Quindi. Ehm, è chiaro che se fino ad oggi le persone sono rimaste in dubbio sul cosa fare, perché chiaramente questa condizione di non, di non sapere effettivamente dove, che cosa sarebbe potuto, che cosa può succedere, non ti fa scegliere di vaccinarti. Ma io credo che adesso che abbiamo avuto un verdetto e quindi in qualche modo siamo direzionati, le persone vogliono vaccinarsi perché sì, questo cioè momento la, Le di... persone hanno bisogno di vaccinarsi per, per pensare di poter, di poter aprirsi di nuovo delle opportunità. Di uscire di, da questo. Cioè. E quindi io credo che a questo punto, eh, chiarito l, l, il problema, le persone si riapriranno a questa nuova questa possibilità. Favorevole all'utilizzo di AstraZeneca, sono contento per questo giudizio positivo della nostra specialista. Attorno da lei tra poco e parleremo di dipendenze. Da dipendenze tecnologiche in età evolutiva a bambini e adolescenziali. Prima, come ogni settimana, andiamo a fare la nostra solita incursione nel sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. State vedendo le pagine appunto di questo sito e c'è in apertura proprio il ricordo nella giornata nazionale dedicata alle vittime del covid c'è il ricordo dei medici che non ce l'hanno fatta in quest'anno di pandemia sono deceduti pagine sempre listate a lutto ebbene ad oggi questo elenco si è ulteriormente allungato pensate sono 347 di più rispetto alla settimana scorsa i medici morti per contagio dall'inizio della pandemia ai medici naturalmente vanno aggiunti infermieri farmacisti 82 gli infermieri morti uno in più rispetto alla scorsa settimana 100.000, più di 100.000 gli infermieri contagiati sul luogo di lavoro, 28 i farmacisti che invece sono deceduti a causa del contagio, uno in più rispetto alla settimana scorsa, si tratta di un farmacista che lavorava, esercitava la professione in una farmacia comunale di Arezzo. Nella pagina della solidarietà, che non manca mai in questa trasmissione, stasera vogliamo rinnovare il nostro sostegno all'iniziativa dell'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma Onlus con la possibilità di donare le uova di Pasqua del bambino con l'imbuto oramai lo conoscete tutti perché noi ci siamo sempre schierati a favore di questa associazione il ricavato sarà utilizzato per finanziare la ricerca contro i tumori solidi pediatrici e dare vita a speranze di cura sempre più efficaci restano ancora pochi giorni per prenotare le uova di Pasqua infatti c'è tempo fino al prossimo 23 marzo ordini che possono essere fatti online telefonicamente o via email grazie alla campagna cerco un nuovo amico negli anni sono stati raccolti circa 20 milioni di euro che hanno sostenuto scienziati e progetti di ricerca avanzata, quindi aiutiamo l'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma presieduta dall'attivissima Sara Costa, eccola qua, la vedete mentre eh, si toglie il cappello, si toglie l'imbuto che è un po' il simbolo dell'associazione che lei ha fondato più di vent'anni fa. A, a, credo a Genoa, comunque è un'associazione di taglio nazionale e che è associata al Gaslini di Genova. Detto questo, grazie a tutte le persone che lavoreranno con me in questa puntata di Pronto Medicina Facile, in redazione come sempre per voi c'è la collega Giliola Edmondo. Ciao Paolo, buonasera a tutti, con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere le telefonate. I numeri sono già in sessione, li ricordo: 0871 è il prefisso, 5873 230 5873 235. Ricordo anche l'indirizzo email che è salute-chiocciola retiotto.it E ti dico che sono già arrivate delle email. E allora io farò alcune domande alla dottoressa Mencarelli. Intervieni tu quando vuoi per le mail che leggerai alla nostra specialista. Però, anche per introdurre un po' gli argomenti che poi specificatamente tratteremo nel eh, corso della trasmissione, andiamo subito alla prima domanda, facile facile. Eh. Quando è che si parla di dipendenza da Internet, ovviamente per bambini e adolescenti che sono i pazienti da lei seguiti e trattati? Allora, la dipendenza tecnologica è una dipendenza eh, comportamentale e quindi eh, è descritta come un, um, un impulso. Ingestibile, incontrollabile nell'effettuare, non nell'uso di sostanze, ma nell'effettuare un determinato tipo di attività. In questo caso è la, la ricerca di, di, la, della connessione, la ricerca del, dello strumento tecnologico, qualunque esso eh, sia, insomma, che ci permette di restare connessi. E le caratteristiche di una dipendenza tecnologica sono sicuramente il fatto di restare tanto tempo connessi. E, e sviluppare sintomi come astinenza e tolleranza, cioè più ehm, ehm, quando sono, no, non posso accedere al, al mezzo eh, comincio a nervosirmi molto, sono teso, sono nervoso, quindi sviluppo eh, sintomi negativi, eh, emozioni negative forti. E, e magari questo spiega perché può succedere che una mamma ti racconta che, che chiude la playstation, il figlio alza le mani, eh, o, eh, o sintomi di tolleranza, quindi la necessità di restare prolungatamente con, connessi sempre più tempo eh, per, per, per percepire lo stesso tipo di soddisfazione contestualmente si eh, verificano altri tipi di, de, di condizioni, cioè la, la persona è talmente assorbita da, questa, da, questa, da questo comportamento, da, da questa ricerca della connessione di internet che comincia a trascurare tutte le altre aree eh, della vita, eh, che, quindi gli affetti, quindi le relazioni dentro la famiglia. Chiudendosi progressivamente sempre più tempo nella, sua nella propria stanza, parlando di un ragazzo in questo caso. E le relazioni con i compagni, vissute nella vita reale, quindi nella quotidianità, nel contatto eh, vero e proprio, eh, così come gli impegni di natura scolastica ed extrascolastica, cioè progressivamente si, si, parte da, eh, si passa da una vita vissuta nella realtà a una vita sì. spostata sul versante virtuale. Mm. E ci si abitua sempre di più, immagino, eh a questa certo, vita virtuale. Eh certo, più, eh, chiaramente più sto nel mezzo tecnologico, più anche per le caratteristiche che poi vedremo, più questo mezzo tecnologico mi assorbe, mi conquista e quindi mi prende più tempo, più le, nel frattempo eh, imparo a stare nel, più nel, nel mezzo certo. tecnologico che nella vita di tutti i giorni. Immagino che sia difficile da stabilire, ma eh, se c'è, qual è il confine tra... Uh, uso consapevole del mezzo tecnologico e dipendenza. Cioè quando è che io arrivo a capire, il ragazzino, il bambino, l'adolescente arriva a capire, basta, è arrivato il momento di smettere perché voglio tornare alla realtà e è, è, è questo il confine, questo un adolescente non lo, <ride> no, mai, non lo farà mai a meno che non sia il genitore molto bravo a dargli dei, dei confini cioè, potrebbe andare avanti sì. ad oltranza i preadolescenti e i pre -adolescenti, adolescenti anche i bambini vivono col principio del piacere quindi fanno tutto quello che è veloce, immediato che porta a soddisfazioni immediate, che è divertente che è pieno di attivazione quindi quale migliore strumento eh, che quale migliore strumento non porta a queste, questi tipi certo. di, mh, di contesti ricchi di, uh, di, info, di informazione, di attivazione, ma che poi sono poveri, ovviamente, da altri certo. punti di vista? Sì. Quindi la linea tra uh, il confine non è ben definito, ma questo riguarda anche gli adulti, cioè è, è difficile... Uh, Dovremmo fare una trasmissione anche per gli adulti, perché <ride> molti aspetti sono collegabili. Sono e, um, si dice sempre che uh, internet, la tecnologia, non è uno strumento neutro. Cioè, io mi ci approccio perché eh, è interessante, perché c'è un'applicazione un che mi permette di fare delle cose in modo rapido, veloce e mi permette di, di restare connesso con, um, con situazioni o persone lontane, mi permette appunto di, di fare delle operazioni in modo rapido, in modo... Però eh, dall'altra parte è un mezzo che mi conquista, è un mezzo che nel tempo mi assorbe e io, questo, con questa capacità, questa consapevolezza, questa capacità di guardarmi continuamente dall'alto e capire che cosa mi sta spingendo a fare una determinata azione piuttosto che un'altra, a scegliere di restare seduto di fronte a uno schermo piuttosto che uscire, io questo ehm, confine non sempre sì. lo definisco, tanto più in un ragazzino, eh, in un adolescente, in, soprattutto in un preadolescente perché sappiamo che il cervello delle, de, in questa fascia di età è un cervello ancora immaturo, quindi eh, non ha mh, proprio le, le strutture funzionali. Fascia di età che cosa intendiamo? Da, e, da A. Ma eh, diciamo, tutta l, 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 tutto il periodo dall'infanzia la preadolescenza e, e l'adolescenza è una fase in cui abbiamo continui eh, mutamenti del, del cervello in formazione. Quindi ehm, però ci sembra quasi che quando ci approcciamo a un ragazzino uh, a un preadolescente o un adolescente, ci sembra di avere a che fare con, quasi con un adulto, con certo. una persona con cui parli, che ha magari delle intuizioni particolari, una capacità elaborativa particolare, però per esempio ma, manca tantissimo l'aspetto del, del contenimento: Cioè, magari io ehm, eh, sono orientato a fare un'attività ehm, 呃。Uh Piena, piena di divertimento e, ci, e mi ci butto dentro, ma non sono in grado di dire beh, adesso basta o di pensare ma questa cosa che sto facendo adesso, proiettata nel, nel futuro, eh, mi porterà dei vantaggi. Faccio un esempio molto banale, ma un ragazzino manda una foto che magari in questo momento gli fa, lo, lo fa ridere, la, la mette sul, in rete, ovviamente sappiamo che le cose messe in rete restano in rete sì. e magari a distanza di, uh, di tempo Uh, questa foto diventa imbarazzante, eh, magari un, un futuro uh, um, per, per, uh, un futuro datore di lavoro che vuole cercare le informazioni um, su, su internet su questa persona, per, oh, trovare questa foto, potrebbe non, non produrgli dei vantaggi. Quindi, e questo il ragazzino non lo capisce, come non capisce che cosa significa non può saperlo neanche diciamo, a questa età. Ma questo ho fatto un esempio, ma non, non, è proprio la capacità di dire cosa accadrà. Eh, eh, se io mando un, un, una provocazione tramite la rete o tramite whatsapp cosa accadrà dopo? O cioè, porterà degli effetti probabilmente questa capacità loro la devono costruire attraverso l'azione costante e continua di contenimento e di ehm, riorganizzazione che gli fa l'adulto di riferimento certo. questo è il passaggio questo uso o abuso di mezzi tecnologici, immagino che in tempi di Covid, visto che anche i ragazzini e gli adolescenti sono più costretti a casa, la didattica si fa più da casa, che non a scuola, eh, si gioca di meno in cortile, si va di meno in giro, è cresciuto questo uso o abuso di mezzi tecnologici anche tra i bambini e gli adolescenti? Eh, eh sì, perché è cresciuto? Perché è chiaro che... Ehm internet ci ha permesso di risolvere un, grave, un grande problema, problema di, di restare, ci ha permesso di non restare isolati attraverso interconnessione. quindi abbiamo portato dentro casa siamo, siamo riusciti a portare il lavoro dentro casa e a continuare a rimanere connessi con i, con, con i nostri colleghi così come i bambini o i ragazzi hanno continuato a poter fare scuola da casa e quindi mantenere in un certo modo, certo limitato una formazione, un contatto con, con la classe, con i compagni con gli insegnanti, uh, un'idea di, di studiare, di, 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 fare, di fare interrogazioni modi, modificata, ma certo che il passaggio da questa... Interconnessione che ha risolto un problema con all'iperconnessione nei ragazzi è veramente un attimo. Quindi più i ragazzi stanno nel mezzo tecnologico e in questo momento ci stanno per scopi ricreativi perché delle alternative, tante alternative eh, sembra quasi che non vengano in mente, sia per scopi scolastici io mi abituo sempre di più al mezzo e, la te, e il nostro cervello si abitua a funzionare ehm, come la, la tecnologia ci suggerisce. E quindi si fa eh, quasi si fa conquistare dalla tecnologia e, e più tempo perché la tecnologia è fatta per eh, offrire costantemente delle gratificazioni gratificazioni facili e veloci faccio un esempio eh, se io posto una fotografia su facebook e, e ricevo eh, ogni volta che ricevo un, un like e quindi mi arriva questa notifica che qualcuno mi ha dato un like, io attivo eh, i, i circuiti del piacere e della ricompensa. Voi immaginate quindi che io, se posto una foto e mi arrivano 100 like, io per 100 volte ho attivato questi circuiti, no? Per, poi dici, ma per, per che cosa? Beh, per questa foto che ho postato. E, questo significa che come se io, perché questo è come se io mettessi una persona davanti alla slot machine per, per, per cento volte. Però questo noi non lo facciamo mentre, e, non, e non immaginiamo che quel like ha provocato una, una, una um, catena. Una catena. Una catena e tu ci vuoi stare nel mezzo perché ti produce delle gratificazioni eh, rapide e veloci. Ripeto, questa cosa che è proprio la caratteristica cioè. della rete: la facile accessibilità, la sensazione del controllo, l'ipereccitabilità. Uso modello ACE con cui si descrive la, 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 proprio, la, l, 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 proprio come è fatta la rete. Questo fatto di poter accedere, arrivare ovunque, di poter sentire il controllo del mezzo, di, di questa iperstimolazione visiva e uditiva, questo, mm. ehm, questa possibilità di stare multitasking ehm, ti, ti dà la Ti prende la mano? Ti certo. fa prendere la... Certo. Senta, dopo quante ore l'uso, l'abuso di mezzi tecnologici può diventare un pericolo per questi soggetti? Allora, C'è anche eh, in questo caso un limite. No, no, non si può fare un discorso generale su tutti i ragazzi, cioè su, sui ragazzi in genere, perché va diviso va, va, va fatta una specifica in base all'età di riferimento. Si dice sempre che fino a due anni di età. Non, non deve essere proposto al bambino eh, il, il contatto, no, il contatto col, col mezzo tecnologico. Questo perché? Eh, per due motivi in particolare. Uno, perché il bambino uh, ha bisogno in questa. Uh, Tutti noi si, si abbiamo bisogno prevalentemente di un, uh, di un tipo di scambio che è relazionale. E e la, la nostra mente è una mente relazionale, quindi immaginiamo un, un, uh, quanto, si, quanto all'inizio sia necessario per un bambino stare in relazione e quindi, per esempio, um, riconoscere le proprie emozioni attraverso la relazione con l'adulto di riferimento che nel guardare. Gli ritraduce quello che lui sta sperimentando e gli insegna attraverso il suo modello il contenimento di quell'emozione. Immaginiamo che significa invece che il bambino più piccolo di due anni sia calmato invece che con questo tipo di contatto visivo e tattile, viene calmato con un video. No? È chiaro che magari il bambino si calma pure, ma ehm, che competenze c'è, che, che tipo di apprendimento gli ho certo. ehm, garantito, che, per, che tipo di eh, esperienza emotiva gli ho garantito con questo tipo di strategia. Quindi fino a due anni viene esclusa all... In più è fondamentale che eh, dire che nel. Nel contatto, il bambino cresce, apprende nel contatto concreto con gli elementi dell'ambiente che sono multisensoriali, mentre il, 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 lo schermo dà un'informazione visiva e uditiva, quindi limitata e, e destrutturata, direi, perché tu magari apprendi informazioni... Um, Uh, adesso no, non parlo del bambino piccolo, ma l'informazione la prendi dall'informazione dall visiva, poi dalle parole, poi da un sono distaccato di questo tipo di esperienza la riesci a riorganizzare perché sei un adulto e perché hai una struttura. Ma un bambino piccolo ha bisogno di un'esperienza com emotiva completa, sensoriale completa. Io non posso imparare a giocare, uh, mi, mi posso divertire a giocare uh, con, con, con dieci palle che, velo che velocemente mi arrivano da un videogioco. E, e faccio molta meno fatica e mi diverto sicuramente di più, ma eh, che tipo, qu quanto posso apprendere in modo migliore se eh, io gioco con il mio genitore, e, e con, con una palla, lentamente, imparando eh, a coordinarmi eh, tra, tra il movimento e il, il, contatto, il, 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 il contatto con la palla, la, la, la visione della palla, nella relazione con l'altro. Il tipo di proposta è completamente diversa. E questo diciamo a due anni poi dobbiamo. Salendo mh, con l'età. Salendo con l'età parlare mh, de, mh, de, mh, de, de, è, è chiaro che la tecnologia va sempre data solo come una opportunità molto molto eh, piccola di esperienza, sempre associata a tantissime altre esperienze di, di no. altra di altra natura. Dell'insieme da, dal suo di più, da, da quel, quel di più. Importante, ma no, 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 non deve mai, mai prevalere. Nei bambini, dicevamo fino a 5 anni, eh, magari può, può essere consigliato: può, può essere possibile condividere un cartone, un'ora, di massimo, ma proprio massimo un'ora di cartone. Ma, o, o di un'attività. Un cartone, animato, un cioè. cartone che, che puoi vedere, sì, un cartone animato, eh, o, o, o di un'attività che abbia uno scopo educativo e didattico. Pro, proprio per quell'età e magari eh, un ragazzino a 8 anni può eh, usufruire della, 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 della sempre, però parliamo sempre di strumenti che io eh, condivido con la mia famiglia che sono eh, nella sala, cioè nella stanza eh, di, di casa no, e non è nella propria camera, non stiamo parlando del cellulare, non stiamo parlando del bambino prende il tablet e va in un'altra stanza, quindi stiamo parlando di esperienze che abbiano una finalità Educativa eh, Controllabili. limitate nel tempo e, e poi ne, ne, crescendo il ragazzo gli si dà progressivamente un, un poco spazio in più, ma uno spazio che è sempre regolamentato, che significa che io ehm, la, la, la prima mezz'ora quando ti svegli la mattina, anche quando poi eh, anche come adulto par parlo, tu il cellulare non lo tocchi. Come non lo tocchi mezz'ora prima di andare a dormire, non vai a dormire col cellulare nel letto perché altrimenti dai la sensazione anche a tuo figlio, perché sei un modello, che la tecnologia te, te la porti a dormire con te. Vorrei crederle, ma penso che tanta gente va a dormire col cellulare. Si addormenta col cellulare e si sveglia col cellulare. Perché, insomma, e infatti, quando poi si parla della, della problematica eh, dell'uso improprio che il ragazzino fa della tecnologia, ci si domanda sempre cioè, nell'inquadramento poi diagnostico: com'è la vita tecnologica della famiglia, qual è il rapporto con la tecnologia e di, ciascuna, di ciascun componente della famiglia, cosa è permesso nella casa. E, Proviamo un attimo a identificare cause e fattori di rischio di queste situazioni che portano alla dipendenza. Il problema è solo nell'interconnessione, dottoressa, allora, oppure è da ricercare altrove? Ok, allora, abbiamo detto già che, più sono connesso, più il rischio di, ehm, di, 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 di essere ehm, coinvolto eh, in questa iperattivazione accade, però è chiaro che ci sono delle condizioni che facilitano un pochettino, un po' di più l'ingresso nella, nella tecnologia, ma, ma non, non l'ingresso nella tecnologia in sé, l'ingresso patologico nella tecnologia, quando cioè la tecnologia mi va a riempire dei vuoti che sono di altra natura. Eh, per esempio se io sono le concause diciamo, dei fattori di rischio, anzi, eh, per esempio un ragazzino eh, che è isolato socialmente, probab è probabile che ri ricerchi la tecnologia molto di più. Eh, una, una, un, ra un ragazzo con situazioni... Eh, psicopatologiche co-occorrenti faccio non so la depressione o l'ansia eh, alimentano molto di più la ricerca di un'automedicazione attraverso la rete eh, oppure magari situazioni contestuali particolarmente complesse un momento una fase in cui appunto abbiamo avuto una, una, una uno strappo da una relazione eh, abbiamo avuto un cambiamento nello stile di vita ci eh, si siamo trasferiti abbiamo vissuto un momento particolarmente difficile della nostra vita e quindi è chiaro che eh, poterci sentire protetti in un ambiente dove ci sembra di avere il controllo di tutto, di poter finalmente decidere di noi stessi e sentirsi esperti perché magari un ragazzino faccio eh. per dire che va male a scuola perché ha difficoltà nell'apprendimento e magari anche un po' isolato dal gruppo classe, ma si sperimenta in un'attività di gioco, eh, di, di videogame, magari funziona anche, anche bene. Fa la prima esperienza, fa un'esperienza di, eh, di successo personale. E allora è chiaro che per decidere che, ci devi, che devi rinunciare a quel tipo di esperienza. Oh. Eh, eh, non è, è necessario proporgli, è detto fondamentale, proporgli anche nuove modalità alternative di eh, sperimentarsi. L'ha fatto virtualmente, è stata una, una palestra eh, per... Ehm, Vivere un'esperienza un nuova di sé, quindi magari alimentare il senso di efficacia personale, ma poi questo senso di efficacia personale dal virtuale deve essere sempre spostato in un ambiente reale, altrimenti si crea una dissociazione fra quello che sono, eh, un, una, tra quello che sono e quello che eh, invece sono realmente, quindi la mia vita che, dalla, dalla quale vado in sciopero e quello che faccio online. Un genitore a quali segnali deve prestare attenzione? Cioè, quando è che può rendersi conto che eh, suo figlio o sua figlia sta un attimo uscendo fuori dai binari di una normalità? Nel senso, eh, come fa a rendersi conto che sta cambiando la realtà reale con quella virtuale? Eh, C'è qualche segnale premonitore? che un genitore potrebbe interpretare e arrivare a capire che il figlio si sta, a, cioè, st sta quasi raggiungendo una sue fazione, una dipendenza da mezzi tecnologici? Allora, ehm, i segnali sono eh, di varia natura. Uh, sicuramente uh, un, un ragazzino che comincia a stare più tempo chiuso nella stanza e comincia a evitare il contatto uh, con, con, il, con il genitore, per esempio, che comincia a rifiutare la possibilità di sentire o uscire con i compagni mh, o magari proprio di, di, di avere iniziativa sociale. Fuori dalla, 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 dal contesto virtuale, cioè nel reale, è un ragazzino che sta, dando, eh, che, che sta facendo immaginare che c'è qu qualche rischio per, o, o magari mh, quando vediamo che. Ehm, tutto il, suo, tutto il suo pensiero è orientato su quello che succederà nella vita virtuale. Cioè, io sono a tavola, ma sto pensando che tipo di strategia fare nel gioco che andrò a fare appena smetterò di mangiare. Quindi, non sono a tavola con i miei strumenti. Ma il come se ne accorge? Se ne accorge perché se ne, un, un genitore che sente il figlio magari si accorge non che è distratto, assente. si accorge che non comunica, o, si accorge, o magari se un genitore che chiede della vita virtuale del figlio, gli chiede anche come va la sua vita virtuale, si accorge che il ragazzo mm. è proiettato sull'immagine che dovrà mettere sul, sul social o su quello che dovrà scrivere ai compagni nel gruppo. E altri aspetti molto importanti sono, riguardano proprio lo stile di vita, quindi per esempio il ritmo sonnoveglia, eh, il L'interesse per, per lo stare, per esempio, per, lo, per il videogame. Io sto su un videogame, gioco in una modalità multiplayer, quindi con altri giocatori. Eh, gioco tutto il pomeriggio, poi magari comincio a giocare un po' la sera e mi piace sempre di più giocare. E, e mi rendo conto che magari rinuncio al sonno perché poi il giorno dopo mi devo svegliare per andare a scuola e vado a dormire a mezzanotte, sempre più tardi e quindi anche. Eh, Comincio ad essere più stanco, quindi faccio fatica a concentrarmi, quindi sono più irritabile perché sappiamo che una riduzione <risponde> del sonno. Il genitore un risponde, po' nervosetto non, non, vuole non, non, non accetta che il genitore metta dei limiti alla sua attività e lì siamo già dentro una problematica. Perché è chiaro che di base il genitore deve fare i conti Con il fatto che farà tutto il tempo della preadolescenza e dell'adolescenza il tiro alla fune col figlio sulle, eh, rispetto al figlio chiederà delle cose il genitore metterà dei limiti e quello sarà il mestiere di tutte e due in questo momento di vita. E certo che quando poi però ehm, questa relazione perde la, l, l, il contatto affettivo, il contatto del, de, de, dello scambio al di là della regola, eh, vuol dire che il nostro figlio un po' si, ci è sfuggito, eh. ci è sfuggita la, la relazione che è la base poi del cambiamento e della cura. Ed è meglio recuperarla subito questa relazione. 21.40 vado da Gigliola perché prima eh, in redazione mi aveva segnalato la collega che erano arrivate delle mail per la dottoressa Mencarelli. Gigliola. Sì. La prima ci scrivono Mauro e Francesca, siamo i genitori di un bambino di quasi tre anni che per motivi di lavoro eh, passa eh, tempo con la zia, cioè quindi motivi di lavoro dei genitori, il bimbo è con la zia che gli consente di vedere i cartoni sullo smartphone. Anche per 30 minuti consecutivi. Spesso scrivono: facciamo molta fatica a togliergli il telefonino perché si mm. innervosisce e piange. Può fornirci indicazioni in merito e quindi cosa possiamo fare? Grazie, giuliola Dottoressa, mi allora, sembra un bel caso da studiare. Sì, eh sì, sì. Allora, ehm... Quindi, questi genitori hanno dato eh, temporaneamente eh, insomma, la, 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 la gestione de del tempo, de della parte del tempo del, del bambino ad la una bambina. zia, Con, no, eh, non concordando in che modo, mi domando, no. hanno concordato eh, la, la strategia educativa, perché è chiaro che ci sono degli aspetti sui quali io devo trovare un, un compromesso eh, tra il genitore e la persona che si occuperà comunque della della gestione del bambino eh, le, poi le zie sono un po come le nonne no? sono sempre troppo buone per cui consentono tutto immagino eh certo questo <ride> eh, però ma allora mi viene da pensare che eh, mezz'ora di un cartone in, una, in un pomeriggio, se poi questo cartone, se poi questa, questa tematica che viene condivisa con la zia, io vedo il cartone, mezz'ora di cartone, con mia, ho, ho tre anni, vedo mezz'ora di cartone con la zia, Le, poi parliamo di questo cartone, magari lo, lo rappresentiamo attraverso dei giochi uh, di ruolo, insomma, lo, lo, e facciamo altre attività. Non è una problematica e eh, non è, non è una, una modalità scorretta. Se io lascio il bambino buttato sul divano con il tablet a questa distanza che eh, vede il cartone ma poi gioca e, e poi, e poi non, non riesce a smettere quando la zia gli dice di smettere è Un altro tipo di problema. Ah, però i genitori hanno scritto che quando provano a togliergli lo smartphone, il ragazzino, si, il figlio o il ragazzino si innervosisce, o la ragazzina, adesso non mi ricordo Gigliola se aveva detto figlio o figlia. E, e i bambini hanno bisogno di regole quindi è chiaro che in quel momento tu gli stai togliendo una fonte di gratificazione eh, enorme eh, gliela stai togliendo perché gli eh, stai togliendo un'iperattivazione un, un, un coinvolgimento che, che la tecnologia per come è strutturata crea però se il bambino sa che eh, vedrà quella, quel tipo di, di, di proposta in un tempo limitato Tollererà, dovrà tollerare poi la frustrazione eh. di qualcuno che ti toglie eh, questo strumento perché in quel dopo quel tempo non è, non è più educativo quindi non rispetta più la funzione educativa e allora il bambino può piangere in una, sempre parliamo che io sto piangendo dentro una relazione di un adulto che mi accoglie e riesce a riorganizzare a accogliere il mio disagio e riorganizzarlo e dargli una nuova forma quindi se io come adulto nel mio progetto educativo so che io quella mezz'ora voglio fargli vedere di cartone e non oltre, e quindi dopo mio figlio starà male e manifesterà la frustrazione. Io so che dopo eh, saprò consolarlo: riesce a convincerlo? senza farle nervosire che quella mezz'ora è stata sufficiente. Non, non, è, non credo che sia tanto un convincimento di natura cognitiva, non è che proprio farò e, e credo che eh, sarò passi. un genitore affermativo, sarò un genitore autorevole e so che io due, due strumenti ho, per, anche poi andando avanti nel tempo, quando il figlio cresce, due, due, due grandi forze ho, l'autorevolezza di genitore e la cogenitorialità in questo senso, cioè io sono il genitore genitore che, che ho in testa il progetto educativo di mio figlio e quindi non mi posso certo. permettere, sono io il responsabile di che cosa succederà se mio figlio starà troppo tempo sul computer, sul troppo tempo su un'attività che non gli procura benessere. E due, eh, io sono un modello, quindi se io la tecnologia non me la porto a letto, è chiaro che poi eh, sono, sono ancora più capace di eh, procurare questa, eh, questa frustrazione, fase specifica al bambino che non, che non lo danneggerà sicuramente per, uh, per la vita. Ecco. Prima di andare da Giliola per far leggere un'altra mail che è arrivata per la dottoressa Rencarelli, le chiedo, lo convince eh, con le buone, quindi riesce con la persuasione a riportarlo tranquillo, a non fargli innervosire e a levargli lo smartphone? oppure deve tirar fuori la vena severa Allora, della lo smartphone ma... non l'avevamo utilizzato eh, non noi la... avevamo <ride> detto che aveva visto il cartone Vabbè, o il in cartone, tv fai, o su un tablet con la zia va, a distanza quindi come se fosse un televisore, il televisore eh, la no, iPad, no no, quella no quella però è che... diverso nel senso che lo smartphone è, ha, una, ha sì. una struttura più eh... è difficile da levare diciamo ecco, Esatto, così. è un po' più parte di te Spe il allora diciamo il televisore spegniamo il televisore e lo riporta a una serena normalità in maniera severa o in maniera dolce, con la persuasione? Allora, in maniera ferma. Io credo che in certi momenti non, 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 non devi offrire al ragazzo uno spazio dentro al quale lui eh, può e eh, lo spazio che gli dai che permette al bambino di prendersi eh, più, mh, più diritto di. Eh. Eh, Uh, di contestazione, nel senso che il bambino sta soffrendo perché ti ho tolto una cosa che uh, ti provo ti, 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 dopo quel momento ti avrebbe fatto male. E sono il tuo genitore e so che questo è il meglio per te. Dopodiché mi attivo per, per offrirti un'attività alternativa. Certo dopo se io mi siedo sulla poltrona e vedo la tv <ride> e tu non puoi vedere il cartone, <ride> Beh, però cioè, eh, ci vuole fatica. Certo. Come genitore ci vuole fatica a tenere attivo un figlio e un figlio va allenato alla fatica e va allenato alla frustrazione. Questi sono sicuramente degli aspetti nel progetto educativo che vanno tenuti. Sono più bravi a diventare bravi e buoni i bambini o le bambine? Cioè chi è le mamma ma è anche specialista si riconducono sul binario della normalità più i maschietti o le femminucce? Se c'è eh, un. Guardi, un... io sono sempre dell'idea della modalità relazionale che si, che, che, che si struttura tra persona che eh, tra, tra chi si Sesso occupa del bambino e il bambino. È più forse una questione anche temperamentale, eh, ma anche di. di, di Dipende sempre da come si è lavorato certo. ogni giorno tu ogni con, con un lavoro certo. eh, pensato e, fai qualcosa, o, o, o fai qualcosa per facilitare o per rendere più certo, noi anche noi genitori non siamo dei robot, questo, questo <ride> è chiaro, facciamo <ride> degli errori. Eh, e nel fare degli errori che possiamo ri, eh, rimodulare il tiro, no? Anche grazie a quello che poi il figlio nella sua azione, nel, nel suo certo. stare con noi ci insegna. Quindi. Mm, ripeto, no, no, non, mi, non mi preoccuperei di un piccolo disagio e, e, e non avrei fretta di ottenere un bambino immediatamente strutturato. Il bambino non è strutturato per definizione, certo. sono io che ho questa responsabilità. Allora faccio questa domanda: quando è che il genitore ha la necessità di rivolgersi allo specialista perché non riesce a riportare sul binario della normalità il proprio figlio? Cioè, quando i genitori vengono da voi? Allora. Ehm, Possono esserci di, differenti fasi. E, è chiaro che magari in alcune occasioni eh, c'è una situazione transitoria di difficoltà perché magari il ragazzo sta trovando una, una soluzione ai propri obiettivi mh, di, di sviluppo dentro la rete perché in questo momento è un po' più facile. La, 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 la famiglia accoglie subito il disagio, che è un disagio contestuale che si sta manifestando in rete ma che attiene ad, 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 al contesto di vita del ragazzo e forse anche della famiglia. E, e si accorge immediatamente del disagio, il genitore... Eh, viene ehm, col, col ragazzo e, e già questo fa, 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 fa percepire al ragazzo che è pensato, che c'è qualcuno che si accorge del... Um, delle sue sofferenze, di, di quello che passa per la sua testa anche per le attività che fa. E quindi probabilmente in quel caso eh, può essere utile un, una serie di colloqui al genitore per restituirgli l'autorevolezza, la, eh, la, per rilegittimarlo. No? Certe volte i genitori eh, perdono di vista la, la loro capacità di sentirsi adeguati, anche se lo sono, e allora magari un colloquio motivazionale sul genitore può avere veramente un potere di recuperare. Della forza e dell'energia sia del, del genitore che della coppia genitoriale sì. che, mh, che può fare delle grandi che cose. Del resto parico. il genitore è quello che conosce meglio il ragazzino, quindi quale migliore occasione è restituirgli la responsabilità. E contestualmente magari lasciare uno spazio a un ragazzo che in una fase di vita sta vivendo una difficoltà che sta traducendo in, in un iperutilizzo della rete e, 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 è, uno, è un momento mh, di ascolto. E quando il ragazzo racconta di sé, eh, già, già sta cercando di risistemare certo. le cose. E qui vengono fuori le terapie cognitivo-comportamentali che sono un po' del vostro pane quotidiano, sia nei confronti dei ragazzi che immagino anche dei genitori. Tra poco voglio parlare della sindrome di Ikikomori perché sono proprio ragazzi che vengono traslati in una eh, vita virtuale, no? che si chiudono dentro le camere e non escono più. Prima però torno da Gigliola in redazione perché voglio dare spazio, come giusto che sia e come è sempre fatto questa trasmissione, a voi telespettatori. Gigliola. Sì Paolo, è arrivata nel frattempo anche un'altra email che però pone domande alle quali... Ha già risposto la dottoressa. Leggi, la leggo, poi eventualmente si potrebbe fare una sintesi. Forse si è collegato e si è messo alla visione, all'ascolto un po' tardi. E dice: Come il genitore di un figlio adolescente può accorgersi che quello che sembra un comportamento normale in realtà sta degenerando in una dipendenza? E in tal caso, a chi può rivolgersi, dottoressa? Allora, ehm un genitore si accorge che il figlio sta troppe ore, adoresce, sta troppe ore eh, sul computer o utilizza eh, in modo eccessivo eh, il, i social, non so se è un problema di tempo, innanzitutto, vabbè. Di base il nostro ambulatorio ha proprio questa funzione di raccogliere una... Eh, un bisogno, no? In una situazione di difficoltà il genitore nota che il ragazzo... Ehm ha, uh, ha modificato il suo comportamento, perché è chiaro che una modifica del comportamento, una modifica delle abitudini e dello stile di vita sicuramente è sempre un indicatore di qualcosa che sta cambiando, può essere in senso uh, in, in positivo o in senso negativo, però è chiaro che il comportamento del ragazzo è sempre il primo aspetto che va visto, ripetiamo, di, abbiamo detto prima, eh, il sonno, quindi io se modifico il ritmo, sì. il ritmo se decido di togliere del tempo, sì. Al, allo studio, alle attività che prima mi piacevano, se prima de, facevo sport e poi decido che non mi interessa più, se prima uscivo con gli amici e poi decido che mi piace un po' di più eh, trascorrere del tempo sui social o magari giocando o magari facendo altre attività, è chiaro che un genitore eh, coglie questi segnali e allora, mh, un genitore attento, magari chiede una consulenza. All'interno di, di questa consulenza quindi ci chiama e dentro questa consulenza. Si cerca di capire, eh, l'indagine può capire cosa. Eh, qual è? Conoscere un po' entrare, prenderci cura come si dice prenderci cura anche della vita virtuale del ragazzo perché ecco questo forse è un, è un aspetto da dire alle famiglie che mh, il fatto che molto spesso i genitori non conoscano uh, tutte le opportunità della vita virtuale quello che i ragazzi mh, sperimentano nel stare in rete eh, le, forse li rende anche molto severi nella, 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 anche nel nell'educazione, nel, nel giudizio il, giudizio. il cioè, giudizio, magari un genitore dice ma sta sempre a fare queste cose stupide, questa è una frase tipica del genitore, magari il ragazzino eh, si sente due volte sbagliato, si sente sbagliato perché quello che un po' gli piace, che in parte sta costruendo la sua identità, è denigrato e, e quindi, mh, quindi è denigrato quello che a lui sta piacendo cioè. e, 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 e si rende conto che non è quello che il genitore vorrebbe e quindi per due, volte, per, per due motivi si sente, si sente male. Allora la prima cosa è insegnare a... a, a noi ci prendiamo cura del, del rapporto che il ragazzo ha con la rete. E insegniamo anche il genitore a farlo, quindi raccontami la tua esperienza online: cosa stai facendo, che tipo di giochi, perché è fondamentale capire, per esempio. Non so, adesso ci sono, eh, per esempio, un videogioco, anche no? Che tipo di videogioco fai, che ma sono personaggio anche dei sei? facendo? Sono pericolosissimi pericolosissimi, eh, abbiamo sentito certo. proprio di recente delle storie assurde, allucinanti, pazzesche e eh, sono concluse in tragedia. Mi scusi se l'ho interrotta, ma mm. sui videogiochi credo che si debba spendere qualche parola. Eh, importante proprio anche di allerta nei confronti dei genitori no? Sì, certo, allora eh, eh, i videogiochi di base noi abbiamo detto, vanno. vanno stiamo parlando di ragazzi che ormai hanno. Eh, hanno iniziato l'adolescenza, quindi possono permettersi delle, dei giochi sì. e, e in tempi circoscritti, sempre tempi segnati, dei giochi che sono adatti al, all'età nella persona e che quindi c'è diciamo nei videogiochi sempre un'indicazione eh, verde Peggy con l'età di riferimento del videogioco consigliata, perché poi il videogioco poi viene venduto anche a eh, un ragazzo di 12 anni, un videogioco per ragazzo di 16 o di 18, quindi si controlla una... queste situazioni. No? Il, il genitore può farlo, il genitore può sfruttare il fatto che qualcuno ha valutato che dei contenuti proposti in un videogioco non sono adeguati a quell'età, quell quindi il videogioco in casa non ci entra. Anche se tu mi racconti che eh, il GTA è un gioco di macchina, che non lo è un gioco con le, con le macchine, attraverso le macchine magari faccio delle rapine e quindi un altro <ride> tipo di contenuto, e, è chiaro che, che, che io genitore, però per fare questo devo uno conoscere il videogioco. Demonizzarlo di principio è sbagliato, è sbagliato perché il ragazzo si chiude. Quindi io entro nella tua vita perché adesso a te si sta interessando quello e probabilmente quello che cercavo, che prima eh, su quello che volevo dire era che magari si sceglie un, un personaggio che, de, che ha delle abilità, che in quel momento quel ragazzo che sta crescendo e che sta sviluppando un'identità, quelle abilità non se le sente. Magari si sceglie un personaggio col quale gioca o nei giochi di fantasy, nei giochi di, nei giochi di ruolo o nei videogiochi, che magari ha delle qualità, delle competenze che lui non sente di avere. e si sperimenta con quelle e magari fa un'esperienza di efficacia. Dopodiché è chiaro che se io sostituisco la mia identità reale con quella virtuale, virtuale ho un problema. Ma se uno mi chiede come mai hai scelto quel personaggio, ci sono dei ragazzi che ti parlano per ore del loro personaggio, del perché hanno poi acquistato degli elementi per arricchirlo, per potenziarlo e perché si sente bene con quel personaggio e perché se molti, molti altri. Magari... Quindi in questo caso è positivo. Serve, sembra quasi una linea di, da seguire nella propria vita e assuefarsi a, a, a quel personaggio. No no, 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 no. Stiamo dicendo io sono una persona che sta eh, ore e ore su questo video. Allora, allora no, no, ore e ore. No. No. Stiamo già dicendo che se abbiamo eh, che se stiamo giocando ore e ore no. già. C'è un problema. Se stiamo giocando un videogioco eh, che non è adatto alla nostra età e non è creato per, le, per le, gli obiettivi educativi e per le, la, la fase educativa e la fase di crescita tua, non va, non va bene. Quindi immaginiamo un videogioco che va bene per l'età. Dentro quel videogioco io scelgo di essere un personaggio okay. e in quel personaggio io sperimento delle abilità che non sento di avere. Magari sono un ragazzino indifeso, ho paura dei compagni, ho paura dei prepotenti e dentro quel personaggio io vivo un'esperienza di, di forza, magari nello sport non, non sono capace, allora lì mi sperimento e sono bravo e magari i compagni con i quali sto giocando mi riconoscono e poi da lì da quell'esperienza virtuale io devo tornare al reale e questo se lo racconto, forse i miei genitori mi possono aiutare a indirizzare certo. a fare questo processo. Ma se io di base ti dico che quello che fai fa schifo, cioè, è, è chiaro che mh, il ragazzo non ha nessuna chance: perché eh. non ha la chance per sperimentarsi nella realtà perché è denigrato, non ha la chance per sperimentarsi nel computer perché è chiaramente è un rischio e quindi è, è, è certo. bloccato. Questo è il. Chiarissimo, ero io che avevo interpretato Male. No, 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 ma stava... no, perché effettivamente eh... se poi noi dobbiamo lavorare no, no, sempre sulla Se mandiamo questo tipo di che indicazioni. Creiamo... E sono contento della sua precisazione. Tra poco torno da Gigliola in redazione 21,58, prima però devo andare tassativamente in pubblicità. Ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci di nuovo in diretta da studio per l'ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata a bambini e adolescenti iperconnessi ai tempi del Covid uso e abuso della rete. Ne stiamo parlando con la dottoressa Chiara Mencarelli, psicologa, psicoterapeuta specializzata proprio nei disturbi da dipendenza tecnologica e responsabile dell'ambulatorio per la prevenzione della dipendenza tecnologica in età evolutiva. Della ASL di Pescara fa parte dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile diretta dal dottor Renato Cerbo. E se avete bisogno vi potete rivolgere alla dottoressa Mencarelli e proprio a questo ambulatorio. Prima della pausa pubblicitaria avevo detto che volevo cominciare a entrare un po' nel merito, magari senza approfondire perché abbiamo meno di mezz'ora alla fine di questa trasmissione, di alcune dipendenze. Tra le più diciamo, frequenti, tra le più diffuse, e una che ha sempre colpito anche un po' il mio immaginario collettivo, ma non solo il mio, è la cosiddetta sindrome da o di ikikomori, cioè persone che si chiudono nella propria camera, nella propria casa, rinunciano alla vita reale e eh, vengono proprio, si, si autotrasferiscono in una sorta di vita virtuale. Uh, mi sono... Oh, mi sono spiegato male, dottoressa no, Mincarelli. è proprio così. Quello è proprio il. Um... Eh, il processo eh, finale di una progressiva eh, virtualizzazione della, della vita, dell'esistenza fino ad arrivare a questo estremo perché eh, nel momento in cui io vivo tutta la mia esistenza dentro la mia cameretta cioè significa che non mi serve più niente ho il mio schermo, il mio computer che mi porta ovunque, che mi permette eh, ogni tipo di esperienza sicuramente limitata per le caratteristiche eh, del mezzo Variegata e, e, e multitasking. Io sono soddisfattissimo di ritrovarmi lì, m, uscire dalla stanza solo per andare in bagno perché magari il cibo me lo faccio portare eh, dentro la camera e quindi decido che sciopero dalla, dalla, dalla vita reale. Sciopero Questo è un po' il, 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 quello che accade. Concierto. Questo fenomeno sappiamo che ha avuto un un'esplosione un in Giappone sì. e da lì che poi è, preso, è stato individuato e adesso eh, ci sono molti casi anche in Italia. Eh, il, il problema è un po' capire innanzitutto essere arrivati lì e fino a lì è veramente, eh, è veramente un, una condizione grave, cioè siamo arrivati ad una condizione... Alla, molto estrema, proprio quasi ai limiti della dissociazione, cioè io non esisto più se non nel virtuale, ma dentro quel virtuale io cosa sto perdendo? Ho perso la relazione interumana faccia a faccia. La, la, quindi, le mie competenze relazionali che spendo nella vita di tutti i giorni e, e, e nelle situazioni di scambio. Perché cosa perdo? Ho perso il corpo, perché io non sono più un corpo. La, la mia vita è dentro quel tasto, la mia mente va a 3.000 in, in universi differenti da quello che mi ospita, e mentre io resto fermo seduto sulla sedia. Quindi, esperienze corporee zero e non mi interessano più. Quindi, come vengono aiutati? Come può essere aiutato un ragazzino o una ragazzina che oramai dipende da ichikomori, cioè si chiude nella sua vita virtuale? Allora, di base, ripeto, non ci dobbiamo arrivare sì, a quel tipo di attività. Siamo alle, alle però, non ci come ha detto lei, purtroppo ci e, sono casi. E, e dobbiamo anche capire cosa ha spinto il ragazzo ad, ad arrivare a scegliere di abdicare dalla vita, no? Dalla vita reale, che cosa lo, lo ha spinto? Eh, e spesso dietro quella, quella scelta eh, c'è cioè la, 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 la sensazione di inadeguatezza nell'esperienza della vita reale. Ho talmente paura di fallire in quelli che sono gli obiettivi di vita che. Mh, che mi si richiedono per l'età che sto vivendo, in cioè ogni età di vita un ragazzo ha delle, delle piccole tappe un po' difficili che deve affrontare dopo le quali eh, si riscopre, costruisce un altro pezzetto di identità e, e, e scopre un altro pezzetto di autoefficacia. Se io queste tappe resto bloccato e resto bloccato perché ho paura di fallire, ipotizzo non vado più a scuola perché chiaramente lì che comori non va più a scuola, no, perché? Perché? No. perché la scuola è un terreno dove io posso rischiare di fallire. Mentre sul computer chiudo quell'applicazione o chiudo quel, quel gioco, io non ci sto più, il fallimento lo evito perché magari io, molti fanno morire un personaggio prima che perda proprio per, per non fare il contatto. Con invece è chiaro che di base, quindi, eh, in, eh, è probabile che questo tipo di fenomeno si sviluppi in quelle società nelle quali si insegna ai, ai ragazzi il successo a tutti i costi. E, e non si lavora sulla, sulla strutturazione di un'identità un, un che è fa, fallibile e che sul fallimento ricostruisce un'alternativa certo. o una possibilità. E quindi di base eh, il ragazzo ci sta dicendo eh, la proposta che in qualche modo la società mi ha dato è pericolosa per me. E quindi io per difendermi devo chiudermi. E dopodiché è talmente bello stare dentro quel... talmente bello in termini accattivanti, la rete mi ha talmente conquistato, mi ha talmente... Ehm, è uh, cambiato anche. Perché, è cambiato perché il cervello, certo. giusto, il cervello è, si è modificato completamente e quindi io um, sono, mi fondo con questa modalità virtuale di stabilire relazioni e stabilire situazioni e sto benissimo perché non, non, non perdo, perché ho soddisfazione immediata, perché tutto quello che voglio ce l'ho perché non devo faticare, perché non devo fallire, perché non devo uh, rischiare se in giro, faccio un esempio, o rifiuti. E quindi è per quello che dico a livello terapeutico, togliere un ragazzo da quella condizione di limbo che si è creata è sì. molto difficile. Si, si può recuperano fare, questi ragazzi. si recupera con un lavoro molto, molto. molto lungo su due, su due, in parallelo su, con la famiglia e con il ragazzo. Certo. Con il ragazzo, tende, cioè la famiglia deve far capire al ragazzo che il disagio è familiare. Ma questo non solo nell'Ikikomori in, in tutte le situazioni in cui, si, sperimenta, in cui si, si fa i conti con una dipendenza tecnologica, certo. non si dice solo tu ragazzo c'è un problema e ci stai creando pure un problema perché li ti chiama a casa per il tuo problema e quindi adesso tu vieni qua in terapia e in te vieni qua e ti fai curare. Ecco, certo. chiaramente questo è, 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 certe volte sembra un po' il titolo di una richiesta di aiuto, in realtà la richiesta di aiuto va ritradotta. Cioè, il problema che tu stai presentando, ahimè, nasce da un contesto che tu ho di ragazzo in una fase di vita che non riesci ad affrontare ed è familiare perché probabilmente quel tuo stare in quella condizione ha avuto, almeno all'inizio, dei vantaggi secondari sui tuoi genitori. Certo. che in qualche modo hanno trovato il giovamento nel vederti, per esempio, faccio un esempio dentro casa eh, e ti hanno potuto controllare e magari hai fatto loro compagnia perché era una fase di vita in cui... Mezzo. Non è proprio una bella situazione comunque. No, modo. certo, no, oppure mi, ti ho perso di vista e quindi in qualche modo tu hai dovuto medicarti, le, le, hai dovuto medicare le tue esperienze di difficoltà attraverso certo. eh, questo strumento. Per cui il lavoro per cui... Quando si fa i conti con questo problema, diciamo la famiglia ha un problema, insieme ci muoviamo verso il cambiamento. Quindi tu ti metti in gioco perché noi, per primi, ci mettiamo in gioco e vediamo in che cosa non ti abbiamo dato la, la, la forza di poter, di poter fallire in un'esperienza certo. di vita. Quindi si aiutano sia i genitori che certo. i figli. Anche Chiaramente, chi, chi va eh, in queste situazioni in cui il ragazzo spesso non esce di casa, è probabile che serva anche un intervento dentro casa. No, no, perché in alcuni casi sono i genitori che vanno in, in terapia perché eh, si muovono da casa, ma il ragazzo si rifiuta di uscire dalla sua stanza e quindi un operatore, perché poi si lavora sempre in equip nelle dipendenze, quindi un operatore lavora con il ragazzo. E comincia a entrare in punta di piedi nel suo mondo, ci si siede a fianco, comincia a osservare questa stanza, a provare a fargli delle domande perché all'inizio chiaramente non ti parlano, fino a diventare poi un'opportunità un di relazione nuova nella quale il ragazzo si scopre, dice ma non è così male in fondo, certo. eh, non sono così male in fondo dentro la relazione con, questa, sì, con questa persona. Immagino che sia difficile anche entrare nella stanza di questi soggetti, quindi sì. per l'operatore sarà un'impresa anche quella. Parleremo tra poco di dipendenza da social, prima però voglio andare da Giuliola per sentire quest'altro telespettatore o telespettatrice che cosa ha da chiedere alla nostra ospite. Sì, Paolo, eh, ci ha scritto Simona, è un insegnante di scuola superiore e chiede qual è il ruolo della scuola nella prevenzione dei disturbi da dipendenza tecnologica? Mm, bella domanda, dottoressa. Allora, la, la scuola eh, come com com proposta educativa è chiaro che prima di tutto eh, de deve offrire, eh, è utile che offra al ragazzo eh, delle, delle competenze eh, che gli permettono nelle situazioni di vita difficile a, eh, a trovare una soluzione. Parlo in questo senso perché nelle scuole si fa, e noi l'abbiamo fatto, è, una, è un tipo di lavoro che abbiamo fatto insieme con le scuole: proprio delle, dei lavori di prevenzione eh, su quelle che vengono definite eh, competenze di vita, si chiamano le life skills, eh, proprio perché. Ehm, eh, se ehm, aiutano il ragazzo a, 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 a costruire quella che viene definita intelligenza emotiva, cioè la capacità di ehm, eh, riconoscere le proprie emozioni, la capacità di riconoscere le emozioni dell'altro, eh, di, di raccontare, di condividere le proprie emozioni, di orientarsi verso un obiettivo, di stare in relazione, di gestire un conflitto, sono tutte competenze che sono trasversali nel senso che il ragazzo le ha. Le può acquisire in un ambito, le può utilizzare in un altro contesto e per tutta la vita e, e permettono, e, e, sono, e si possono apprendere: cioè tu, come, come, come ragazzo, puoi diventare capace di essere consapevole dei tuoi sentimenti e di, e di verbalizzare un bisogno e di raggiungere, eh, di fare una richiesta affermativa, no? se io il ragazzo lo strutturo. In questo senso è chiaro che mi rischia di meno di cadere in una dipendenza o in una qualunque altra problematica psicopatologica cioè. anche di fronte ad eventi di vita stressanti, perché queste competenze alimentano la resilienza, cioè la capacità di rispondere a situazioni stressanti e situazioni come potrebbe essere questa del Covid, con delle competenze nuove sfruttando il meglio di quello che la situazione gli sta offrendo. E questo è per esempio un progetto di prevenzione che la scuola può caldeggiare e, e, e per offrire al ragazzo la possibilità di, di scoprire nuove competenze, perché il ragazzo dice, ah, ma allora le posso imparare, certo. e quindi se le posso apprendere, le posso, eh, le posso sperimentare, faccio una… Quindi lavorate anche con le scuole? Sì, con sì, 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 certo. Senta, in, di questi tempi eh, eh, si può non diventare dipendenti dai social? Cioè, come si fa a non diventare dipendenti dai social? Ovviamente dipendenti inteso poi come disturbo patologico, non come eh, diciamo così, accessi quotidiani che sono comunque iperaccessi per tutti noi. La, la, la dipendenza è sempre. Ehm uno squilibrio no? tra quella che è un uso naturale e utile e che arricchisce eh, un uso, cioè la, mia, la mia vita virtuale, deve arricchire la mia vita reale. Quindi lì dove qualunque azione io faccio attraverso il mezzo tecnologico per offrirmi una chance che poi mi ricade nella vita reale e io la riesco a ritradurre nella vita reale, io non sto certo. sviluppando una dipendenza, eh, soprattutto se... L'azione ce l'ho sotto controllo, se non è il mezzo che. se io devo utilizzare un'app, eh, devo andare necessariamente sul social cento volte al giorno e scrivere per forza qualcosa o controllare quello, le, costantemente cosa accade anche perché non ho, non ho altro da fare. È chiaro che quel tipo di, di attività, magari eh, quel passatempo o quella eh, diventa una dipendenza può diventare una dipendenza perché il mezzo ci dà delle gratificazioni facili e quindi, ripeto, diventa dipendenza perché il mezzo ha delle caratteristiche, perché magari io ho delle vulnerabilità, per cui attra attraverso il mezzo tecnologico, attraverso il, il social riesco a... Ehm, a sperimentarmi con soddisfazione. Se io faccio fatica nella vita, nel, sono una persona molto timida, e molto introversa, e magari con i social eh, ho una possibilità di, di stare in, in relazione, è chiaro che lo faccio, e questa modalità mi aiuta. Se poi questa modalità diventa la modalità per eccellenza, è chiaro che mi intrappola. E ehm, 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 poi l'aspetto... Non parlerei solo di dipendenza, cioè il problema non è solo quante volte io, che in effetti dovremmo calcolarlo anche noi adulti, quante volte io ehm, trascorro del tempo che potrei trascorrere in un altro modo e cercando realmente delle relazioni nella vita reale, facendo una telefonata. Ad una persona la trascorro uh, su un social, ma eh, il social poi eh, de, all'interno all della sua struttura anche altri aspetti che forse vanno, mh, vanno condivisi, per esempio la spettacolarizzazione per, mh, assoluta di, di, di alcuni aspetti che invece sono privati. Un'esperienza emotiva spesso un, può essere anche un'esperienza privata, non la devo certo. raccontare per forza. Raccontarla su, su Facebook è, è una modalità, che, sul social è una modalità che va bene, ma se diventa l'unica possibile via di espressione io mh, mi sto bloccando. Certo. Oppure è l'esteriorità. No, perché io ehm, eh, attraverso, se scelgo di mettere delle immagini che magari ritocco e eh, in cui magari ehm, cerco di dare un'immagine un di me che magari si distacca molto da quella che è la mia persona, da una parte mi aiuta a mettermi in gioco, ma dall'altra, se c'è uno squilibrio, è un problema. Ed ehm, è da lì che diventa una dipendenza. Diventa un'ipendenza o diventa una modalità eh, disfunzionale di, del, cioè. della, 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 della persona, cioè un funzionamento non adeguato perché, perché non corrisponde a quello che ti senti di essere, perché falsa la, natura, la, la, la tua naturalezza espressiva, perché intacca le relazioni. Poi magari ci posso stare pure mh, 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 poco tempo, ma se mi, mi comunque mi, mi produce quel tipo di. di, di mh, Uh, uh, di star bene. di distacco da, da quella che è la vita reale è un problema. È Scrive, una, mi scrive una, una persona anonima, sono una docente di scuola superiore, vorrei chiedere alla dottoressa come si può interagire con un ragazzo ikikomori nella didattica a distanza senza averlo mai visto in viso, trovare un modo per farlo interagire con il resto della classe e poi aggiunge che questo ragazzo non è mai entrato in classe. Quindi è il primo anno, immagino che sia il primo anno. Scuole superiori. Il primo anno di questa... Di... Prim, mai visto, quindi evidentemente è un collegamento nella didattica a distanza dove lui non, si fa, non vedere, si fa vedere, non è mai entrato in classe. Come si potrebbe recuperare, chiede questa docente della scuola superiore, è un bel caso. Eh, è un caso molto molto difficile, la domanda è ma la, la famiglia immagino che abbia già attivato un percorso di aiuto. È un eh, in... messaggio che è appena arrivato, questo è tutto quello che... Quindi, è... Vabbè, immagino che la famiglia, allora, nel primo luogo la famiglia deve attivare un percorso di aiuto è un percorso di aiuto che abbiamo detto eh, prevede una terapia di tipo familiare e sistemica cioè. ed una terapia sul ragazzo in cui progressivamente c'è un operatore che eh, facilita il, il recupero di, di, di aspetti di relazione del, del ragazzo che ormai è chiuso in sé. È chiaro che, che il docente può per entrare nel primo contatto con lui utilizzare quello che è il suo linguaggio cioè entrare nel suo linguaggio quindi se il ragazzo magari immagino che eh, non, non, eh, scriva prevalentemente delle mail, possa scrivere delle risposte e, e quindi sicuramente un docente può mh, cercare di creare un tipo di aggancio attraverso la modalità che per il ragazzo è più facile e poi, e, e poi eh, piano piano spingersi verso una, un arricchimento della relazione però eh, mh, quello è che per un docente nel, è difficile nel senso che il docente nel frattempo deve lavorare anche su. Con Quindi io credo base. che se il docente vuole essere coinvolto in questo recupero del ragazzo deve entrare in, in contatto con la famiglia e fare un lavoro con la famiglia e con gli operatori che stanno aiutando il ragazzo e fare un lavoro eh, di equip. Intanto sintonizzarsi anche in base alle risposte che dà questo ragazzo nelle, nelle mail. Eh, dottoressa, abbiamo ancora pochi minuti. Eh, lei prima ci ha spiegato come viene inquadrato il caso del ragazzo, della ragazza, dell'adolescente da aiutare, va inquadrata ovviamente anche la situazione familiare. Da un punto di vista terapeutico, è sempre cognitivo-comportamentale la situazione, il trattamento, cioè il trattamento più della situazione, oppure si potrebbe anche far ricorso a farmaci in qualche situazione, in qualche caso. Allora, eh, il trattamento diciamo, che non è solo cognitivo-comportamentale per il tipo di proposta che attualmente è quella più eh, che sembra portare più risultati perché c'è un intervento di tipo eh, sistemico che eh, significa che, che è un tipo di terapia che lavora sulla famiglia. E, e quindi sulle, sulle, sulle condizioni che hanno in qualche modo eh, l, creato un funzionamento non, non adeguato. E poi sul lato cognitivo-comportamentale invece si lavora sul ragazzo perché un po' si ristrutturano i comportamenti, sì. si limitano i tempi eh, le, o, le modalità, o, o la, le, le modalità con cui ci si approccia alla tecnologia, quindi riduco i tempi, riduco i modi, riduco i luoghi dove mi approccia la tecnologia, lavoro su, a livello di pensiero su quali tipi di alternative eh, sto eh, di vita o di esperienza sto lasciandomi alle spalle. E piano piano si motiva il ragazzo da, dall'esperienza dall virtuale, dal passare dall'esperienza virtuale all'esperienza sì, reale. Sì, sì. Il farmaco è un... nel senso che il, di solito il farmaco non, non, non esiste senza la terapia, cioè nel, o, o nel, che i, i due sistemi vanno sempre integrati, si aiutano a vicenda. E Però non sempre si utilizzano farmaci, no? I farmaci eh, dipende assolutamente dal caso e anche dall'ecocomorbilità, cioè nel senso che se il ragazzo solo una dipendenza si lavora probabilmente anche solo a livello cognitivo comportamentale se ha altre problematiche eh, di natura depressiva o di altro tipo è chiaro che il farmaco aiuta in questo senso però ogni caso in qualche cui... volta magari viene prescritto anche ai genitori ah, questo <ride> Potrebbe... Pot, pot, qualche volta potrebbero averne bisogno anche i genitori. Tutti, tutti quanti. Senta, sono uh, trattamenti lunghi per mm. far uscire i ragazzi. Diciamo che esempio. quando il caso è un po' importante, almeno un anno e mezzo, un anno e mezzo. Gar garantisce una ricostruzione, una ri riorganizzazione. Che un po' evita le ricadute perché poi il problema è sempre eh, ehm, eh, no, forgiare di competenze per non ricadere nel problema certo. di fronte a un'eventuale altra situazione di in fallimento. Un anno e mezzo, mediamente, un trattamento. Sì, poi dipende anche certo. dalla gravità della situazione: se parliamo dei ragazzini che sono chiusi in casa eh, per tanto tempo e che, sono molto, molto che hanno delle esistenze molto, molto virtuali, parliamo in questo caso di sindromi multidimensionali. Cioè non è solo una compulsione nell'utilizzo della rete, quindi sono costretto cioè. ad andare su un'applicazione, cioè, la mia vita è virtuale e la mia identità è virtuale, quindi è chiaro che lì io devo proporre un lavoro che ricostruisca un'identità che piano piano passi dal virtuale al reale, attraverso una serie... Sedute mediamente quanti incontri fate a settimana uno? Due, no, tre. allora diciamo che a livello terapeutico io sto dicendo quello che la, che la letteratura propone, noi facciamo un lavoro prevalentemente preventivo, preventivo. quindi sulle famiglie, sui genitori eh, e di inquadramento sul ragazzo e di motivazione a iniziare un percorso terapeutico. Non ci possiamo permettere chiaramente certo. interventi così lunghi e e e perché sarebbe anche, appunto, qu sarebbero settimanali, anche più, più volte a settimana se andare, dovessimo andare a casa di una persona che non esce più, quindi è chiaro che dobbiamo lavorare in rete con il territorio. E non per niente è un, è un ambulatorio per la prevenzione della dipendenza tecnologica in età evolutiva. Grazie, grazie alla dottoressa. Chiara Mencarelli, grazie per essere, stata, per essere stata con noi, complimenti grazie. anche per le spiegazioni non facili per i consigli utilissimi che ci ha dato e ha dato i nostri telespettatori, psicologa, psicoterapeuta specializzata nei disturbi da dipendenza tecnologica, l'ambulatorio e è, è il suo ambulatorio all'ospedale di Pescara all'interno del reparto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza diretto dal dottor Renato Cerbo. Grazie dottoressa, buon Grazie lavoro a, a lei e a tutti i suoi collaboratori. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione. Eh, ciao Giliola, Giliola Du Mondo. Ciao Paolo, io ringrazio Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio per la supervisione e tutti coloro che ci hanno seguiti. Anche questa settimana l'appuntamento con Pronto Medicina Facile è per giovedì prossimo. Bene così, hai ricordato l'appuntamento di giovedì prossimo, saremo sempre in diretta come al solito dalle 21 e parleremo di tumori, quindi pazienti oncologici vaccini e Covid. Ospite il professor Michele De Tursi, specialista in oncologia medica del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti, professore dell'Università Gabriele D'Annunzio, invece con medicina facile. Ci vediamo domenica alle 12.30 e alle 20.00 e sotto la nostra lente di ingrandimento metteremo una malattia pediatrica rara, la sindrome Pandas. Ne parleremo con il professor Alberto Verrotti, ordinario di pediatria generale e specialistica dell'Università di Perugia. In chiusura vi ricordo come sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, Medicina Facile è la vostra trasmissione. Ci vediamo domenica prossima con Medicina Facile e giovedì alle 21 in diretta con Pronto Medicina Facile. Grazie, buonanotte a tutti.